Hasta la vista, ragazzi. Sono sempre io, Tiger Mercer 800, e oggi siamo in un nuovo episodio su Sleeping Dogs. Allora, qui ci dice Tang, il risultante di signora Cho, vabbè, è stato attaccato. Vabbè, chiudi e la chiamiamo. Soffiata su un nascondiglio di hotshot. Camion vicino, piazza una cimice sulla sua auto e seguilo. Soffiata, ok. Va bene. Allora, vediamo un po' le missioni, raga, che ci hanno dato. Indizio hotshot 2, stiamo qua. Raggiunge la zona dei lavori stradali. Ok, ci facciamo questa, ragazzi, oggi, che è un nuovo caso disponibile, sarebbe. Qua ci sono vi ricordate, le missioni per i poliziotti, da poliziotto, perché noi siamo sia poliziotti, sia siamo sempre poliziotti, però infiltrati dentro la triade, quindi dobbiamo fare entrambe le missioni. E adesso ci capite, quale da poliziotti, facciamo questa. Ok. Allora, sali sul furgone. Ok. Levatevi dalle palle, devo camminare. Raggiungi l'ultima posizione nota di hotshot. Nuovo furgoncino, ragazzi, sinceramente non l'ho mai visto questo tipo di furgone. Non mi sembra di averlo già visto. Vediamo, no, mai visto. Ma è un travestimento che ho. Andiamo di qua. Ok, arrivati, raga. Che dobbiamo fare? Ah, belle le macchine da corsa, raga, bella quella. Then I'll take him. Easy. Fine. It's your funeral. Che bastardo. È il tuo funerale, ha detto. Ah, c'è un'altra piazza una cimice sotto l'auto di Hotshot. Io sono tipo vestito da piazza una cimice. Cronometro, poco tempo. Not much. You? How'd you No, do? cosa devo fare? Ah, mi devo collegare come al solito. Ah, qui è. Ok, frequenza. Ok. Allora, devo fare veloce, che sennò questi ci ammazzano. Qua abbiamo pochissimo tempo. Dai, fatto, raga. Mamma mia. Cimici calibrate proprio a culo, raga, a culo. Era difficilissimo mantenere le due manovelle, diciamo, le due cose del joystick insieme. Non credo se ne sia accorto. No, sta entrando in macchina. No, ragazzi, sta di là. Andiamo di qua. Rispetto il codice della strada per restare sotto copertura. Va bene. Stiamo facendo una missione sotto copertura, raga. Chi è Nez? How's the race circuit, huh? I still own it. Hey, you know this guy Wei Shit? Supposed to be Sun On Yi. Every time I turn around, that guy shows up. And usually the cops aren't far behind. Started racing the other day, talking tough. You think he's a rat? More on the cover. They had a problem with that a little while back. You think they kill a cop and the police just go away? Sun On Yi's in trouble if he is. I mean, in game, what do I care? Mm. But if I was you, I wouldn't
Sentiamo tutto, raga, con la cimice. Se volete, leggete sotto cosa stanno dicendo. Chiamiamo Tang. Yes. Inspector, it's Wei. Hotshot's gonna raise Ace. Nascondiamo il furgone, raga. He's not gonna let Ace make it to the finish line alive. Do you know where it went? Not yet. Hey, one other thing. Hotshot and his friend Nas suspect I'm a cop. Nas Singh, the drug smuggler? You know him? Yeah, I know him. He's an informant for HKPD. He's the one that put us on to Hotshot in the first place. Fucking guy's playing both sides of the game. You want me to tell him to shut up? No. Ok, andiamo di qua. Stiamo portando il camion a posto, a quartier generale. Quanto cacchio è lunga sta strada. Ah, mi sa che siamo quasi arrivati, sì, poi il quartier generale ormai, abbiamo capito, raga. Perché c'è il furgone nel garage, va bene. Completo, caso aggiornato, entrato sulla scena della gara su strada con la scorsa volta della gara, ottenuto prove dell'intenzione di uccidere, accetta. Adesso arriverà il resoconto missione. Esperienza poliziotto, livello 3, sempre. Allora, 1200 dollari, rapporto informatore affiliato Triade Weishen. Torna al gioco. Va bene ragazzi, direi che per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto, mi raccomando, lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti. Alla prossima.